Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Questa sera a Torino andrà in scena la seconda semifinale di Eurovision 2022. I cantanti di 18 paesi si sfideranno per conquistare il biglietto per la finale, aggiungersi così al cast, al momento composto dai 5 big, i rappresentanti di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, e dai primi 10 paesi finalisti di Eurovision. E intanto è stato predisposto un contatore per limitare gli accessi al Valentino dopo l'affollamento per i Negrita, il comune, più controlli e pannelli ai varchi d'accesso per comunicare l'effettiva disponibilità di capienza, così eviteremo code inutili. La Digos di Torino sta dando esecuzione a 11 misure cautelari nei confronti di militanti del centro sociale a Scatasuna e di altri collettivi per l'assalto all'Unione Industriale del capoluogo piemontese dello scorso 18 febbraio in occasione di una manifestazione studentesca. Tra le misure cautelari in carcere, 4 ai domiciliari, altrettanti gli obblighi di firma. Peste suina, 3 nuovi casi riscontrati, 2 in Piemonte e 1 in Liguria, i 2 casi in regione sono stati evidenziati a Serravalle Scrivia e a Vignole Borbera. Trasferire alla regione oltre 100 funzioni attualmente in capo allo Stato e la richiesta del Piemonte per ottenere maggiore autonomia. A Roma, il presidente della regione ha voluto incontrare il ministro degli affari regionali insieme al presidente della commissione autonomia del Consiglio regionale per dare il via alla fase 2 del percorso già avviato. E passiamo al calcio. La Juventus chiude la stagione senza titoli. I bianconeri perdono nella finale di Coppa Italia contro l'Inter per 4-2, decide Perisic con una doppietta ai supplementari. Chiudiamo con il meteo. L'anticiclone ha portato temperature da inizio estate negli ultimi 2 giorni in Piemonte. Ieri Arpa ha registrato massime vicine ai 30 gradi e farà caldo anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.